Buonasera, mi vedete? Sono Laurelli. Sì, assessore, avviata la registrazione, quindi devo aprire il consiglio, la saluto. Bene. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. È il giorno giovedì 15 settembre, Consiglio Municipale numero 46. Saluto gli uffici e li invito a fare l'appello per controllare il numero legale. Prego, dottoressa Anastasi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Procedo con l'appello. Alle Ori. Presente con giustifica, grazie. Angelini. Presente. Pagliocchi. Buongiorno a tutte e tutti, presente. Bartolelli. Presente. Pedoni. Sì. Presente con giustifica dalle 14:30, grazie. Bellassai. Presente dalle 14. Ti volevo dire che cosa ti ho preparato io invece. Borrelli. E tu poi. Borrelli. Burgio. Sono presente, buongiorno. Canale. Buon pomeriggio, presente. Cerisola. Buon pomeriggio, mi ha sentito, sono dottore presente da. Sì, l'ho sentito. Cerisola. Buongiorno, presente. Sono presente dalle 14. Mi serve l'attestazione, grazie. Corrente. Sì, buongiorno, presente con attestazione, grazie. Cucunato. Presente così come ho scritto, grazie. De Iulis. Buon pomeriggio, presente con attestazione delle 14:25, grazie. De Vivo. Presente. Di Salvo. Ecca. Buongiorno, presente con giustifica. Gagliardi. Buongiorno a tutti, presente con giustifica, grazie. Graffioli. Presente, grazie. Marrocchini. Presente, buongiorno. Muropest. Presente, salve. Pasetti. Presente, buongiorno. Sordini. Buon pomeriggio, presente. Sodillo. Presente. Vaccari. È presente, buongiorno, con attestazione dalle 14. Vecchio. Presente. Alla seconda chiamata per Borrelli. Presente. Sì, perfetto. E Di Salvo. Allora, i consiglieri presenti sono 24. Grazie, dottoressa Anastasi. Allora, vado a nominare gli scrutatori. Gli scrutatori sono i consiglieri Bartolelli, Vecchio, Alleori. Bartolelli, Vecchio, Alleori. Grazie. Allora, prima di aprire la discussione, mi preme salutare i cittadini ospiti del nostro consiglio che sono presenti e mi hanno già fatto presente che vorranno intervenire nella discussione generale, presumo sul primo punto. Quindi saluto Angelo Panizza, Roberto Milano, Marcello Leopardi, Marco Cimaglia e Laura Paolucci. Questi interverranno nella discussione generale, ad un certo punto interromperemo la discussione generale e daremo loro spazio per intervenire. Li farò intervenire in ordine come mi sono pervenute le richieste di intervento via mail. Quindi successivamente interromperò il consiglio, la discussione generale e li farò intervenire come deciso tra i capigruppo. Allora, procediamo col primo punto all'ordine del giorno. Proposta di deliberazione protocollo CN 10-22-64 del 9-9-2022 recante espressione di parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consigliare a firma di Converti, Corbucci, Battaglia, Biolghini, Cicculli, Pappatà, Zannola, Trombetti, Bonessio, Ciani, Angelucci, Palmieri, Alemanni, Parrucci, Tempesta, Stampete, Michetelli, Barbati e
Celli, recante regolamento per il funzionamento delle case sociali delle persone anziane e del quartiere di Roma Capitale, RC 24317 del 2022. Chiedo cortesemente agli uffici e alla dottoressa Anastasi di indicarci come si sono espresse le commissioni e la giunta. Grazie. Allora, siamo solo. Allora, la commissione prima politiche sociali, politiche giovanili si è espressa con parere favorevole in data 8 settembre 2022, mentre la giunta con parere favorevole in data 12 settembre 2022. Grazie dottoressa Anastasi. Allora, a questo aggiungo, prima di dare la parola ai relatori iscritti, aggiungo che sono pervenuti due emendamenti. Gli emendamenti sono caricati sulla piattaforma Teams, quindi potete scaricarli da lì e darne lettura. Potete presentare emendamenti fino alla fine della chiusura della discussione generale. Io do la parola alla consigliera De Vivo, nonché presidente della Commissione Politiche Sociali e Giovanili, a facoltà di illustrare l'espressione di parere per 15 minuti, quindi prego Presidente De Vivo, consigliere. Grazie Presidente, spero di utilizzare meno di 15 minuti, recupero alcuni minuti che magari altre volte ho parlato di più. Questo è un regolamento che aspettavamo da tempo, era necessario questo nuovo regolamento perché i centri anziani stanno evolvendo e lo vediamo sotto gli occhi di tutti, non sono più quelli di una volta, ma sono centri sempre più aperti al territorio. E gli anziani vogliono e sono sempre più una risorsa di volontariato, ma una risorsa anche di saggezza, una risorsa di cultura, di formazione all'interno delle nostre comunità. I nostri centri sono già aperti al territorio e pronti anche a cogliere opportunità rispondendo a bandi, ma questo non è vero in tutte le realtà del Comune di Roma e in tutte le realtà, tutti i comuni del Lazio. Il regolamento nasce perché proprio per questa esigenza di modernità nasce da alcune linee guida che sono state sviluppate dalla Regione Lazio, che vanno proprio in tal senso. Linee guida scritte a metà del 2020 e che chiedevano a tutti i comuni di adeguarsi anche al recente regolamento sull'invecchiamento attivo. Roma Capitale nel regolamento dice che ci sono 148 attivi. Noi crediamo che ce ne sono di più, infatti durante la nostra riunione di commissione l'assessore Laurelli ha chiesto a Corbucci, che è il secondo firmatario del regolamento, che è venuto a parlare in commissione spiegando tutte quelle che erano le caratteristiche principali di questo regolamento, e questo regolamento noi l'abbiamo discusso nella seduta dell'8 settembre e poi abbiamo discusso in una seduta successiva che si è svolta martedì una serie di le osservazioni che sono pervenute dai centri anziani, dal coordinamento dei centri anziani, dal sindacato e anche dagli uffici del municipio, che sono abbastanza coinvolte all'interno di questo regolamento. Questo regolamento abroga tutti i regolamenti attualmente esistenti, si ispira ovviamente al principio di decentramento e alla valorizzazione dell'invecchiamento attivo, ma essenzialmente insiste molto sul carattere intergenerazionale dei centri attivi. Non a caso il titolo è nuovo, non si chiamano più centri anziani, centri sociali anziani, ma si chiamano case sociali anziani e del quartiere. Questo del quartiere è proprio l'unione che è di fatto fra il territorio che è il centro, che ormai è un luogo di riferimento per l'intero quartiere. Novità importante del regolamento è che questa volta la costituzione dell'associazione di promozione sociale che già in tutti i nostri 11 centri anziani è già stata costituita, questa volta è obbligatoria per tutti i centri anziani del Comune di Roma. Devo dire che rappresenta per noi questo regolamento, è una novità, però
Abbiamo già molte di quelle cose scritte in questo regolamento sono state già applicate e vissute sia dagli uffici che dai coordinatori degli anziani, proprio perché tutti i nostri centri hanno le AVS. C'è una convergenza totale fra quello che sono l'associazione di promozione sociale e i centri che qui chiameremo CISACCO, insomma non riesco a dire centri sociali anziani del quartiere, c'è una coincidenza totale, gli organi dell'uno sono organi dell'altro e le elezioni, l'altra novità è che ovviamente essendo questa un'associazione di promozione sociale quindi regolata da una legge, la legge del terzo settore, le elezioni sono, sia le elezioni che il regolamento per le elezioni, sono a carico delle associazioni stesse e quindi rispetto a prima il municipio non gestirà più le elezioni dirette, mentre continuerà a gestire le elezioni dei coordinatori municipali e quello del centro di garanzia che spetta ancora al municipio. Questo servizio, il servizio diciamo dei centri anziani in questo regolamento rimane pubblico, è fortemente, completamente pubblico e va dato atto alle persone che hanno redatto questo regolamento che coniugare servizio pubblico con la normativa del settore privatistico è stata sicuramente un importante lavoro. Questo lavoro alla nostra commissione sono venuti, come dicevo prima, i coordinatori dei centri anziani, il presidente della commissione di garanzia e anche gli uffici. Gli uffici municipali e gli uffici comunali all'interno di questo regolamento hanno degli importanti compiti. Ovviamente il compito proprio nel concetto di privatistico è garantire la regolarità delle procedure, ma anche di supporto è fondamentale a tutte quelle incombenze amministrative e anche come consulenza che i nuovi centri anziani essendo ormai l'AVS obbligatorio, sono obbligati a rispettare. Sono previste anche all'interno del regolamento attività di formative proprio al riguardo per consentire una maggiore confidenza per applicare le regole dell'AVS. Sono sempre i municipi che istituiscono queste case sociali e il Consiglio Municipale lo ratifica come abbiamo fatto finora. Importante è che vi sarà una convenzione, già abbiamo delle convenzioni all'interno del nostro municipio per ogni centro anziani, però vi sarà una convenzione tipo che darà il Dipartimento del Comune e la convenzione e ogni APS avrà una convenzione che regolerà e determinerà per tutti questi centri le spese a carico di Roma Capitale, le spese a carico dei municipi e tutte le attività che saranno sovvenzionate. C'è anche un margine di libertà perché ovviamente anche attività cosiddette complementari possono essere sovvenzionate. Il regolamento importante individua anche i criteri per le scelte delle APS laddove non esistono e anche obbliga i municipi a pensare di per ogni nuovo centro urbano che viene realizzato a individuare dei luoghi, dei siti per gestire questi centri. Cosa dire? Allora, sono fruitori di queste attività le persone che hanno compiuto 60 anni e il carattere, un altro fattore importante che volevo sottolineare è che l'APS che gestisce questi centri dovrà avere come carattere prevalente quello di gestire
la casa sociale degli anziani del quartiere di non di fare altre cose, proprio per focalizzare le attività sugli anziani e sul quartiere. Si iscrivono alle PS le persone che sono residenti o domiciliate nel territorio, ma è possibile anche avere una quota del 30% di esterni. Ovviamente questo controllo è un controllo iniziale che deve essere fatto dalle APS nel momento in cui ricevono le iscrizioni. Un'altra novità è che la quota di iscrizione al massimo deve essere 10 euro, quota un po' criticata dai nostri centri anziani, vedremo in seguito perché hanno proposto dei correttivi su questo punto. E comunque ci sono anche all'interno dei fondi che vengono destinati ai municipi una quota per iscrivere le persone meno abbienti. Sono a carico, continuano a essere a carico, ovviamente viene ribadito che essendo strutture pubbliche tutte le spese di gestione sono a carico dell'amministrazione, è presente anche la copertura, un'assicurazione. Noi abbiamo, anche i nostri anziani ci hanno indicato che la parte dell'assicurazione andava ulteriormente specificata, perché in questi anni ci sono stati dei problemi con una formula così generica. E una cosa che a me personalmente piace tantissimo è che uno dei compiti del comune è quello di estendere i diritti sia anche al cinema, e quindi io credo che riuscire a godere di film che so che sono costosi, perché quando vengono trasmessi pubblicamente ci sono tantissimi diritti da pagare, e credo che sia a livello culturale una cosa veramente importante. Ovviamente, come dicevo prima, i compiti si sono appesantiti, i centri devono avere il libro soci, i bilanci controllati e aggiornati, devono avere il libro delle deliberazioni, l'inventario di tutto quello che sono i beni in possesso e anche i beni che eventualmente vengono donati. Gli organi sono cambiati, oltre al presidente, al vicepresidente, al segretario amministrativo, al tesoriere, c'è un organo che è un organo monocratico che è proprio tipico delle APS, e poi c'è eventualmente in alcuni casi, laddove c'è sempre per il regolamento dell'APS, può esserci anche un revisore dei conti interno ovviamente all'APS. Un'altra delle grandi novità è che un assistente sociale partecipa al direttivo senza diritto di voto, e io credo che questa sia anche un altro fattore importante, perché è la presenza del municipio, dell'assistente sociale, che sono delle figure che all'interno del nostro municipio curano i rapporti e fanno da consulenti ai centri anziani, la loro presenza assicura sicuramente, laddove è necessario avere delle informazioni sulla gestione di alcune attività, specialmente per quanto riguarda la rendicontazione e il relativo pagamento, penso che possa togliere di parecchi problemi ai centri anziani, ai direttivi. Un articolo importante è il numero 24, in cui vengono elencate le attività. Anche lì abbiamo fatto, vedrete nel seguito, abbiamo fatto un emendamento. E l'articolo 35, forse un po' il cuore del regolamento, perché è l'articolo che parla di come vengono gestiti i fondi. E Roma Capitale destinerà per ogni municipio dei fondi, in questi fondi ci saranno delle spese fisse che sono sempre a carico, le spese fisse che saranno le pulizie ed altre tutte quelle che saranno indicate anche all'interno delle convenzioni, e poi c'è questa spesa variabile che servirà proprio a finanziare tutte le attività dell'articolo 24. Infine c'è l'articolo 38, che è l'articolo relativo alle norme transitorie, che ribadisce che tutti gli attuali organi che sono già in regola, tutti gli attuali centri anziani che sono già in regola e quindi che hanno le APS e che sono già in regola con questo regolamento, possono rimanere in carica per 3 anni. Tutto rimane in carica per 3 anni, e quindi anche la convenzione deve essere rinnovata ogni 3 anni. L'ultima cosa che volevo dire, perché
È importante che l'elezione dei coordinamenti municipali è rimasta inalterata rispetto a quella precedente, e cioè tutti i presidenti e i vicepresidenti vengono riuniti e votano i loro organi, il loro presidente e il vicepresidente, che faranno parte del comitato municipale, mentre per il collegio di garanzia è cambiato molto, perché prima il collegio di garanzia era l'unione di tutte le persone che erano elette all'interno dei collegi di garanzia delle singole elezioni dei vecchi centri anziani. Ora invece, non essendo questo obbligatorio per un APS, il comitato di garanzia viene nominato, viene eletto dai coordinatori dei centri anziani, scegliendoli fra due persone, fra presidenti e vicepresidenti, e vengono aggiunte tre persone degli uffici municipali per quanto riguarda il coordinamento municipale, e tre persone degli uffici comunali per quanto riguarda il parallelo organismo. Consigliera De Vivo, un minuto per concludere. Io ho già concluso, meno male, grazie, ma ho parlato 14 minuti, mi dispiace, scusatemi. Grazie mille. Grazie a lei, era un suo diritto fino a 15, quindi non deve scusarsi. Allora, ho scritta come relatrice per la Giunta l'assessore alle politiche sociali e della salute, terzo settore e democrazia legalitaria, Luisa Laurelli, che saluto e invito a intervenire. Assessore, ha facoltà di intervento per 15 minuti, grazie. Grazie Presidente, magari qualche minuto prima una piccola interruzione, così almeno capisco di essere, diciamo, arrivata alla necessità di concludere, quindi la ringrazio per questa collaborazione che le chiedo. Abbiamo fatto un lavoro complesso, siamo stati avvantaggiati però dal fatto che sono mesi che noi già con il coordinamento dei centri anziani avevamo avviato l'esame delle diverse bozze di proposta di delibera che man mano ci sono state mandate, e quindi anche avendo dei tempi assolutamente ristretti di questo inizio di settembre, abbiamo potuto mettere assieme il lavoro della commissione, che è la sintesi del lavoro fatto dentro il coordinamento dei nostri 11 centri anziani, delle osservazioni che hanno mandato i sindacati dei pensionati a tutta Roma e dei nostri uffici che sono stati appositamente chiamati in commissione, e meno male, perché le cose che ci avevano mandato per iscritto poi abbiamo visto forse per troppa, diciamo, per poco tempo disponibile, essere troppo restrittive e non aderenti alle richieste e alle proposte fatte dai centri anziani. Noi stiamo con questo regolamento adeguando le regole di funzionamento dei centri anziani di Roma, che ormai saranno circa 150 e che sono il 90% dei centri anziani di tutto il Lazio. Il regolamento stesso alla legislazione attuale, che comprende sia quella statale, in particolare l'adeguamento alla legge 117 del terzo settore, sia alla legge regionale che riguarda sia le questioni dell'invecchiamento attivo che le famose linee guida regionali che abbiamo discusso tante volte in questo consiglio con tutti. Quindi da questo punto di vista, quando verrà approvato questo regolamento, finalmente anche Roma si sarà adeguata, come tutto il resto del Lazio, a queste indicazioni delle norme regionali. Abbiamo raccolto in particolare dai centri anziani, ma condivise assolutamente dagli uffici, tutto l'elenco delle criticità nella gestione e quindi tutta l'esperienza fatta in questi anni, e a seguito di questo esame abbiamo deciso
importanti modifiche che sono quelle che la Presidente De Vivo, che ringrazio per il lavoro fatto, ha appena illustrato. Ovviamente l'obiettivo di questo adeguamento del regolamento comunale è quello, è vero, di dare e riconoscere la gestione attraverso le associazioni di promozione sociale dei centri anziani del Comune di Roma, ma dentro una garanzia di funzione pubblica di gestione dei centri anziani che rimane ed è molto sottolineata e rafforzata nella proposta. Noi, come veniva accennato prima, non faremo nuove elezioni degli organi delle APS quando sarà, perché le abbiamo appena completate a marzo di quest'anno e perché sono adesso alla sottoscrizione le convenzioni con il municipio e quindi siamo avanti anche da questo punto di vista. Da noi, come diceva la Presidente De Vivo, il ruolo delle APS è già in essere e quindi già c'è un impianto che funziona. Noi siamo uno dei tre municipi a Roma che ancora stanzia fondi di bilancio per le attività dei centri anziani. Quindi diciamo che negli ultimi anni la presenza, anche attraverso la destinazione di fondi specifici dell'amministrazione pubblica nei centri anziani di Roma, si è molto molto allentata e questo sicuramente non è un bene. Siamo pure in una fase di passaggio fra pandemia, crisi economica, blocco di alcuni servizi, di una crisi obiettiva del mondo del volontariato che sta riprendendo fiato adesso e che quindi anche attraverso i rinnovi dei comitati di gestione adesso ricomincia a dare, a fare attività, e per questo motivo noi abbiamo accettato come giunta la proposta della commissione nell'ambito di questi importanti emendamenti di chiedere al Comune di Roma di abbassare l'età di iscrizione a 55 anni, perché c'è una popolazione molto invecchiata, perché è difficile assumersi la responsabilità di gestione di un centro anziani con la complicazione dell'adeguamento proprio della gestione amministrativa dei fondi alla legislazione in essere, e quindi c'è bisogno sicuramente di un innesto di persone che siano anche più giovani, quindi che possano dare qualcosa di più e di diverso rispetto a quello che è stato fatto finora. Il nuovo regolamento prevede un apposito fondo comunale che armonizzerà la gestione economica delle attività dei centri anziani su tutta Roma. Questo è molto importante per le cose che ho appena finito di dire. Tralascio, diciamo, la sottolineatura delle modifiche che abbiamo proposto relative a come funzionerà l'iscrizione alle APS e a tutto quello che ne consegue, perché la Presidente De Vivo le ha già illustrate. Sottolineo che nell'articolo 8, in particolare al capoverso 2, comma 2, vengono ben elencati gli obblighi del Comune, quindi la parte pubblica qua dentro fa una grande parte, perché oltre a mettere a disposizione i locali, poi si assume degli oneri economici non di poco conto. Arrivo velocemente alle altre modifiche che dettano indirizzi di cambiamento proprio culturali nella gestione dei centri anziani. Noi abbiamo raccolto le osservazioni del nostro coordinamento che chiedeva l'apertura al territorio e quindi un ruolo diverso del centro anziani, che sarà proprio in rapporto alla rappresentanza e degli interessi del territorio e a categorie diverse di cittadini, perché ora gli anziani francamente non hanno bisogno solo del gioco delle carte, che è pure importante, ma proprio di diventare dei polmoni viventi, esistenti, diciamo, all'interno dei nostri quartieri. Il collegio di garanzia cambia i suoi connotati e si rafforza il ruolo di controllo del municipio tramite la presenza nel collegio di garanzia sia municipale che cittadino dei servizi sociali,
credo che ci sia un refuso, uno sbaglio nell'emendamento che riguarda l'articolo 34 proprio sulla composizione del collegio di garanzia municipale, perché qui abbiamo deciso che il collegio di garanzia municipale debba essere composto da 5 membri, poi invece c'è scritto 3 sono eletti e quindi sono scelti fra i presidenti e 3 sono scelti dalla direzione competente, quindi tra gli uffici, 3 più 3 fa 6, c'è qualche errore qui di battitura che secondo me bisogna rettificare. Abbiamo completamente riscritto, anche a seguito della discussione molto interessante fatta con gli uffici, tutta la parte relativa all'articolo 35, e cioè al criterio di ripartizione dei fondi, che era abbastanza confuso nella proposta di delibera, e abbiamo ripristinato il testo del regolamento attuale, che è molto più chiaro e che è molto più funzionale per stabilire in che modo i fondi vengono, diciamo, spesi. Di fatto c'è una quota fissa per ogni APS, poi c'è una quota pari al 55% rapportata al numero degli iscritti all'APS e poi una quota pari al 5% a favore delle attività del coordinamento municipale. Non so se qui vale la pena scrivere più che del coordinamento, del coordinatore municipale, valutiamolo un attimo, perché i soldi dovrebbero essere attribuiti a una figura fisica precisa, quindi sottolineo questo refuso che vedo in questo momento. Io la finisco qui, credo che sia questa una proposta di osservazioni a regolamento nuovo delle CSAQ sulle quali il nostro Consiglio Municipale possa convergere, non per amore di unanimità, ma perché semplicemente accogliere queste richieste di modifica per noi significa rafforzare le richieste dei nostri presidenti e dei nostri attivi volontari dei centri anziani, che chiedono l'applicazione delle norme, maggiori margini di autonomia nella gestione, ma anche il mantenimento di un servizio pubblico e infine un forte snellimento di una burocrazia che è diventata una grave superfetazione che complica la vita quotidiana dei centri anziani. Per fare un esempio, forse in un regolamento questo non dovrebbe essere indispensabile, ma noi abbiamo deciso tutti assieme di ribadire all'articolo 24 relativo alle attività delle APS che nei centri anziani, sia per attività interne al centro, quindi alla sede, sia per attività esterne, debbano essere consentite e valutate come attività di tipo sociale anche lo svolgimento di pranzi sociali che vanno incontro ad esigenze di socialità vera, ma anche di povertà o di povertà estrema, di una popolazione anziana che è sempre più numerosa e sempre più bisognosa di interventi. Grazie. Presidente, io ho concluso. Grazie Assessore, sì, non avevo smutato il microfono. Grazie Assessore Laurelli, è stata perfettamente nei tempi. Allora, a questo punto io aprirei la discussione generale, come concordato con i capigruppo, do spazio a un numero di interventi, dopodiché apriamo ai cittadini. Quindi prego consigliere Alleori, vedo che ha la mano alzata. Sì, grazie Presidente. Io non ripeto le cose che già ha detto in modo molto chiaro sia l'assessore che la Presidente della Commissione sui cambiamenti che questo nuovo regolamento dei centri anziani porta. Però ci tengo a sottolineare invece il grande lavoro fatto dalla Commissione in sinergia con gli uffici del municipio, con il coordinamento municipale dei centri anziani, con i sindacati e con tutti noi membri della Commissione. Abbiamo fatto un grande lavoro e ringrazio anche la Presidente della Commissione e l'Assessore che hanno accolto la mia proposta di fare una commissione straordinaria. Infatti ci siamo riuniti martedì scorso
proprio perché io avevo chiesto e ritenevo che c'era la necessità di vedere tutte le osservazioni fatte sia dagli uffici dall'ufficio municipale, sia dai sindacati, sia dal coordinamento municipale dei centri anziani, e in questo noi abbiamo fatto un lavoro in sinergia e abbiamo fatto una sintesi di tutte le osservazioni che c'erano state sottoposte, e ritengo che tutti questi accoglimenti che abbiamo fatto con le nostre osservazioni renderanno questo regolamento nuovo più fluido, più chiaro e più funzionale in senso generale. Grazie. Grazie consigliere Alleori. Prego consigliere Cerisola. Sì, grazie presidente. Indubbiamente è stato fatto un grosso lavoro. Io nelle sedute di commissione che abbiamo svolto su questo tema l'ho sottolineato, ho ringraziato soprattutto gli uffici per il lavoro enorme, molto accurato che hanno svolto, ma anche la commissione che si è adoperata per cercare di esaminare, di approfondire. Ora i tempi che abbiamo avuto sono stati ristretti, non è colpa di questo municipio, della commissione prima, se abbiamo dovuto fare le corse, non do certo colpa alla presidente per il fatto che purtroppo, e questo qua è una cosa negativa, ma non è colpa della commissione prima, purtroppo noi abbiamo dato il parere prima di poter finire l'esame delle osservazioni, però indubbiamente il consiglio su cui stiamo, il consiglio odierno su cui stiamo discutendo per quest'atto, siamo stati convocati anche per quest'atto e daremo il parere del municipio oggi, lo diamo entro i 30 giorni che sono previsti non da noi ma dal regolamento sul decentramento amministrativo, quindi non c'era altra possibilità. Andando a ritroso, la capigruppo che convoca il consiglio non può essere fatta poco prima, ma ci sono dei tempi canonici per cui la capigruppo doveva arrivare un atto già confezionato e quindi il parere di commissione già doveva essere stato dato, perciò ci siamo trovati stretti con i tempi, non si poteva fare diversamente, però indubbiamente questo è un problema che vedo che non ha debito alla commissione prima, ma casomai alla proposta capitolina che ci è stata mandata un po' troppo in fretta al coinvolgimento con le altre parti interessate, che c'è stato, ma è stato tardivo, quindi se ci fosse stato un coinvolgimento a monte precedente, se i municipi avessero potuto comunque esaminare una bozza preliminare, insomma, avessero avuto modo di fare un'istruttoria più approfondita in anticipo, indubbiamente sarebbe stato molto meglio, ma ripeto, questo è un errore di chi ha fatto la proposta capitolina, non del municipio. Comunque la commissione ha lavorato sodo, abbiamo avuto una ulteriore seduta martedì, l'altro ieri, e è stato già detto da un altro consigliere che mi ha preceduto che insomma l'ho chiesto anch'io di fare questa seduta, io chiesi che fosse formale, che fosse una seduta formalmente convocata, in modo che da poter sentire gli uffici, eccetera, in modo da poter partecipare nella pienezza delle nostre funzioni. E quindi, insomma, alla fine il lavoro ha portato a esaminare una mole consistente di materiale, insomma, di contributi, che ci è arrivato forse in maniera un po' troppo frenetica, a volte. E questo è un problema che chiedo poi in capigruppo di risolvere. Alcuni documenti ci sono arrivati più volte,
altri non si capiva se erano diversi o uguali ai precedenti. Ora è chiaro che la chat WhatsApp con cui si interagisce ha uno strumento, ha una funzione fondamentale, però non deve essere la fotocopia di quello delle comunicazioni che arrivano via email o la fotocopia di quello che viene caricato su Microsoft Teams. Ognuna delle piattaforme ha una sua funzione e quindi deve essere sempre chiaro questo. Ora ripeto, non è colpa della commissione prima se c'è stata questa frenetico susseguirsi di atti, di documenti da esaminare, ma questo l'ho già detto in una precedente seduta, questo va risolto, insomma, perché noi consiglieri, che purtroppo per legge siamo consiglieri municipali, siamo politici a ore, quindi abbiamo ci paghiamo da vivere, insomma, sosteniamo le nostre famiglie con il lavoro che abbiamo precedente rispetto all'impegno al mandato istituzionale, quindi facciamo fatica già a esaminare a fondo tutti i documenti, e figuriamoci se uno poi deve cercare di capire se una cosa è doppia, se è uguale, se è diversa, in cose diverse, eccetera. Quindi questa cosa va assolutamente chiarita. Questo, ripeto, è un problema generale che non vorrei essere una critica assolutamente alla commissione prima, che c'è stata una disponibilità encomiabile, quindi ringrazio prima di tutto la Presidente della Commissione, molto disponibile a venire incontro alle esigenze dei consiglieri e dei componenti della Commissione. Detto ciò, questa discussione, questo esame che non solo abbiamo svolto in Commissione, ma stiamo continuando in Consiglio, ci aiuta a capire perché nessuno di noi, almeno io, non ho alcuna intenzione di partire prevenuto. Cioè non è che quando arriva una proposta da qualcun altro, allora sicuramente è sbagliata. Io cerco di analizzarla, di vedere perché non c'è nulla di sconvolgente se mi rendo conto che una proposta è comunque valida, se ci sono gli estremi per votare a favore, per appoggiarla. Quindi continuerò a seguire con molta attenzione, come ho sempre fatto, i contributi che arrivano da più persone, in modo tale da valutarli, da farmi una opinione che può essere anche diversa, più meditata rispetto a quella che avevo durante le sedute di commissione, in modo da poter serenamente arrivare a contribuire non solo con il mio intervento, con la mia riflessione, ma anche col mio voto alle proposte che l'Aula è chiamata a valutare. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Cerisola. Prego, consigliere Borrelli. Sì, grazie Presidente, mi associo anch'io agli interventi che mi hanno preceduto e ho la fortuna di far parte della Commissione Politiche Sociali, che onestamente, diciamo, questo testo l'ha esaminato approfonditamente, cioè non è stata un'istruttoria, mai in quella commissione come in altre ci sono state istruttorie, diciamo, superficiali. Ecco, su questo tema e su questo testo in particolare onestamente ci siamo soffermati più di altri, anche perché, come veniva ricordato giustamente anche prima, sul tema dei centri anziani onestamente in questa consiliatura dall'inizio dell'anno ci siamo più volte siamo stati più volte chiamati ad esprimerci come consiglio, prima sulle elezioni, poi sull'apertura dei nuovi centri, poi in prospettiva appunto di questo regolamento annunciato e finalmente arrivato, per cui ci sembrava giusto un atteggiamento, diciamo, di serietà e di continuità col percorso già fatto, andando a sviscerare nel merito e andando ad approfondire tutti i contributi critici, dialettici che ci venivano presentati. Veniva ricordato prima, abbiamo fatto anche più sedute della Commissione per l'espressione del parere e per l'approfondimento anche dei contenuti, diciamo, diventati poi sostanzialmente una proposta di osservazioni che presentiamo sotto forma di emendamento, allegato A, firmato da alcuni componenti della Commissione, ma mi sento di dire sul cui lavoro tutti i componenti della Commissione Politiche Sociali hanno detto la loro e hanno dato un contributo. Come si diceva prima, abbiamo esaminato nel dettaglio, li ringraziamo,
le osservazioni che ci arrivavano dagli uffici, cioè se dalle persone che direttamente poi sono chiamate in causa anche in virtù del regolamento, sia precedente sia l'attuale, nel mettere mano in termini operativi e non solo nella gestione di tutto l'iter di funzionamento dei centri anziani, abbiamo esaminato le osservazioni che ci arrivavano ai sindacati, abbiamo esaminato tutti i contributi che ci arrivavano dai nostri centri anziani municipali, che ringraziamo per lo sforzo analitico e anche per il ruolo fondamentale che gratuitamente svolgono per garantire questo servizio di aggregazione, socialità e di buone pratiche nei nostri quartieri. Vado sostanzialmente su quello che è un punto specifico, anche perché la gran parte delle cose, soprattutto quelle un po' più delicate, complicate, le abbiamo tramutate in appunto modifiche o osservazioni, insomma emendamenti, oggetto, e quindi saranno oggetto di un'apposita discussione anche in sede di consiglio. Noi prendiamo atto di questo, cioè che c'è un'apertura codificata dei centri anziani, chiamiamoli adesso case sociali degli anziani dei quartieri, e quindi nella definizione stessa della denominazione che prendono viene codificato il rapporto con le nuove generazioni che possono iscriversi e anche con i quartieri in cui queste case sociali si trovano non solo a insistere ma ad agire come collettore. Viene codificato anche il lavoro di prospettiva e l'auspicio, che è evidentemente un'indicazione anche politica, cioè di favorire l'apertura delle case sociali degli anziani dei quartieri, possibilmente in ogni quartiere, sicuramente nei quartieri di nuova edificazione, andando anche a recuperare, dove fosse possibile, spazi già esistenti, dandogli, diciamo, nuova linfa e nuova vita. Si allinea il regolamento rispetto alle leggi regionali che, appunto, prevedendo l'istituzione di questa forma giuridica di diritto privato, cioè l'APS, creavano potenzialmente un conflitto tale per cui all'interno dello stesso territorio del Comune di Roma potevano coesistere situazioni differenti con una normativa differente. Da questo punto di vista, lo diceva giustamente l'assessora Laurelli, ringrazio per il lavoro immenso che fa sul tema, non solo sul tema ma anche e soprattutto su questo tema, diciamo, noi abbiamo ereditato, lavorandoci appunto, avendoci lavorato in questi mesi, una situazione che fa sì che oggi siamo pronti, forse più di altri, ad affrontare questo nuovo quadro normativo che appunto andiamo in questa sede a codificare e a votare successivamente. Abbiamo poi insistito, non so poi se sicuramente ne discutiamo di merito, però dico due parole subito, su quelli che erano, come dire, gli ambiti un pochino più delicati proprio per il funzionamento concreto, e quindi la questione del finanziamento in relazione agli iscritti, e quindi la questione del funzionamento stesso delle APS, del ruolo dei funzionari del municipio chiamati in parte diretta a prender parte allo stesso funzionamento, e quindi abbiamo fatto proposte di osservazione che secondo noi tendono a migliorare il testo complessivo. Insomma, chiudo perché veramente altrimenti riapro l'ennesima discussione e sarei contraddittorio. Cioè, io credo che un approfondimento complessivo è stato fatto in sinergia con le audizioni e con i contributi che ci sono pervenuti, li abbiamo esaminati tutti veramente, e penso che il lavoro che oggi sottoponiamo, diciamo, come componenti della commissione al consiglio sotto forma dell'emendamento, possa arricchire e migliorare il testo complessivamente, testo su cui, lo anticipo, darò parere favorevole, così se ci fossero altri interventi parecchi, come immagino, risparmiamo per una economia della discussione. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Borrelli. Allora io do la parola fino alla consigliera Canale, poi interrompo la discussione dei consiglieri e do la parola ai cittadini e poi riprendiamo da Fabio Ecca. Quindi prego consigliere Bellassai, si prepari Canale. Grazie Presidente. Allora, io spero che questo mio intervento sgombri il campo dall'impressione che mi è stata a volte attribuita di essere in qualche modo, di avere un atteggiamento di opposizione nei confronti dei centri anziani. Così non è. Tutta la discussione che abbiamo sviluppato in questi mesi non è mai stata incentrata a questo scopo, anzi, ovviamente, spero che di questo ce ne si possa dare atto come gruppo, è stata incentrata a farci domande relative al buon funzionamento e alla funzione indispensabile dei centri anziani, al fatto che essi possano funzionare nel modo dovuto, che i presidenti possano essere debitamente supportati. E il coordinatore ha spesso richiamato tutti noi, me per primo, a una conoscenza maggiore
pratica concreta dei centri anziani, io credo che abbia ragione, nel senso che tutti noi dobbiamo agire nell'approvare un regolamento con la cautela che deriva dal fatto che noi il centro anziani lo viviamo lo viviamo dire in maniera marginale, dire poco, se non chi se ne occupa direttamente. E a questo riguardo io voglio dare atto all'assessore Laurelli innanzitutto e anche alla consigliera De Vivo, alla presidente De Vivo, di aver cercato di sviluppare un'analisi e una discussione sempre molto approfondita e molto aperta. Questo va detto e mi piace anche confermarlo oggi. È stato detto che i centri anziani stanno evolvendo ed è vero, cioè i centri anziani giustamente non possono certamente più essere solo un posto dove si gioca a carte o a bocce, ma devono essere un luogo di, lasciatemi dire, crescita anche per gli anziani che ne fanno parte, ma per tutti coloro che li frequentano. Da questo punto di vista mi colpisce il fatto che mentre nel nostro municipio, al di là delle osservazioni che hanno formulato, c'è una, diciamo, un generalizzato gradimento di questo regolamento, mi risulta che in altri municipi questo gradimento non sia altrettanto ampio. Questo conferma il fatto che si tratta di un atto che regola la vita dei centri anziani, i quali evidentemente vivono delle problematiche anche locali. Siccome si tratta di un regolamento comunale e non di un regolamento municipale, credo, ribadisco, che bisogna muoversi con la massima cautela. Dunque, in termini generali, le mie osservazioni rispetto a questo regolamento sono varie. La prima riguarda, l'ho già detto in commissione, l'ho già detto anche in sedute precedenti, che la natura dei centri anziani rimane prettamente generazionale. Noi avremmo preferito un'apertura maggiore perché riteniamo che la funzione degli anziani nella società debba essere amplificata in relazione alla loro esperienza di vita, in relazione a quello che possono trasmettere alle giovani generazioni. So che c'è un'apertura del 30% di partecipazione, di iscrizione al di sotto dell'età stabilita, che è quella di 60 anni, che noi proponiamo essere abbassata, e questo mi fa piacere. Però, insomma, mi farebbe anche piacere che ci fosse la fila dei giovani che si vogliono iscrivere ai centri anziani e che questo margine del 30% si rivelasse inadeguato. Secondo me sarebbe un elemento positivo e non un elemento negativo, a maggior ragione visto che in altro ambito tutti noi abbiamo presente la carenza di centri d'aggregazione per i giovani nei nostri quartieri, e quindi diciamo che non essendoci grande possibilità di scelta, i centri potevano diventare un centro d'aggregazione anche per i giovani. Poi nel regolamento il ruolo dell'assemblea a me sembra abbastanza depotenziato, nel senso che i centri vengono sottoposti a un controllo molto stringente da parte dei municipi, più stringente di prima, diciamo così, il che può essere interpretato positivamente o negativamente, ma credo si debba anche tenere presente che per loro stessa missione gli uffici sono in difficoltà nel fornire un supporto puntuale e sistematico, il che non è affatto banale, come ha detto anche l'assessore Laurelli, in termini di fondi, ma anche in termini di formazione, di assistenza nelle molteplici funzioni che in particolare il presidente, ma tutti gli organi di gestione devono svolgere all'interno dei centri anziani, che sono spesso complessi, tipo la rendicontazione e tanti altri aspetti. L'assistenza degli uffici e degli organi istituzionali dovrà essere, spero potrà essere, ma francamente esprimo qualche dubbio in relazione alle condizioni delle risorse umane dei nostri uffici, dovrà essere molto molto attenta, molto molto continua e soprattutto, ripeto, sistematica. Questo regolamento cerca di mantenere una differenza, lasciatemi dire, una differente identificazione tra il centro anziano e l'APS, che però tra le righe non viene confermata, nel senso che sostanzialmente il CSAC, come giustamente la presidente De Vivo ci diceva, è difficile pronunciare, e l'APS è sostanzialmente confermato.
E quindi sinceramente le critiche relative a una presunta privatizzazione che sono state fatte in precedenza, per esempio rispetto al regolamento che noi avevamo presentato tempo fa, sinceramente mi sembravano ingiustificate anche oggi. Un altro aspetto di maggiore controllo dei municipi è quello relativo al collegio di garanzia. È stato detto che il collegio di garanzia è composto da membri del centro anziani ma anche degli uffici. Anche da questo punto di vista mi sembra che si cerchi un controllo maggiore, e soprattutto, se non erro, mi pare che tra l'altro i collegi di garanzia non venissero confermati dalle linee guida regionali. Per cui da questo punto di vista vedo una certa anomalia. Poi c'è il tema delle elezioni. Allora, il tema delle elezioni è stato già evocato, probabilmente per anticipare questo intervento che si presupponeva lo avrebbe sollevato. Il tema sul tema delle elezioni la nostra posizione è nota. Cioè, noi ancora oggi confermiamo il paradosso rappresentato dall'eventualità di doverle rifare, cosa che è già stata esclusa, perché effettivamente sarebbe paradossale doverle rifare dopo qualche mese, però vogliamo confermare l'anomalia che mi sembra oggettiva tra un regolamento che doveva arrivare prima delle elezioni e che invece arriva molto tempo dopo. Questa è un'anomalia in termini di metodo che noi abbiamo evidenziato a suo tempo e che abbiamo cercato di, lasciatemi dire, sanare in un primo tempo proponendo di posticipare le elezioni e in un secondo tempo proponendo un regolamento che arrivasse qualche mese fa. Quello che alla fine però mi interessa dire è che io mi auguro vivamente che questo regolamento funzioni bene, che questo regolamento aiuti veramente gli anziani e soprattutto gli organi di gestione a gestire bene e efficacemente e nel modo dovuto i centri anziani, che il comune e i municipi facciano fino in fondo la loro parte e che non si creino scompensi e difficoltà che credo gli anziani presenti e il coordinatore in particolare potranno confermare si sono riscontrate già in passato. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Bellassai. Consigliera Canale. Sì, grazie Presidente. Io cerco di essere abbastanza breve, considerando anche che sono stati fatti degli interventi che mi hanno anticipato, che in parte hanno detto delle cose a cui mi sarei espressa anche io. Diciamo che noi abitualmente valutiamo i regolamenti oggettivamente, quindi se votiamo contro perché c'è una motivazione oggettiva nel testo del regolamento. In questo testo di regolamento, che è passato ed è stato ampiamente discusso nella Commissione Politiche e Sociali, dove io non sono, però diciamo, ho avuto modo di colloquiare con alcuni commissari, nonché con l'assessore Laurelli, leggendo il testo su alcune questioni, avevo sottoposto due punti. Uno è stato recepito in osservazione e l'altro, rileggendolo poi attentamente ieri sera il regolamento, l'ho sottoposto poi all'assessore, quindi credo che probabilmente verrà integrata una nuova osservazione all'interno dell'attuale consiglio, ma solo per spiegarvelo vi spiego quali erano le criticità che avevo sollevato. Una era relativa appunto ai contributi che vengono erogati ai centri anziani nel momento in cui si dà la possibilità giusta, perché è riconosciuta dalla Costituzione, di essere iscritte a più associazioni, quindi a più centri anziani. È chiaro che il numero eccessivo di iscritti che possono essere iscritti a più centri anziani potrebbe sfalsare se il contributo fosse stato legato al numero di iscritti, com'è nella stesura originale di questo regolamento. E quindi l'osservazione che è stata fatta all'articolo 35 dalla Commissione la ritengo appropriata, cioè vincolare l'importo relativo agli iscritti a un importo percentuale invece che collegarlo al numero degli iscritti di ciascun centro anziani, in modo tale da garantire una certezza e validità dell'iscrizione. Questo delle iscrizioni è un problema, tra virgolette, anche per quanto riguarda le votazioni dei relativi centri anziani da parte degli iscritti, perché è chiaro che se un soggetto o più soggetti sono iscritti a più centri anziani, questo potrebbe in ogni caso votare in diversi centri anziani e quindi diciamo
vanificare la realtà dei fatti al numero degli iscritti, perché poi magari di questi centri anziani ne frequenta solo uno, quindi magari si potrebbe ancorare oppure vedere di ancorare il criterio della votazione al criterio di temporalità, cioè se io mi iscrivo prima a un centro anziani che magari è quello più vicino a casa mia, voterò in quel centro anziani, avrò diritto a votare in quel centro anziani perché sarà poi quello che frequenterò di più rispetto agli altri che magari posso frequentare per altre attività. E per il resto il regolamento mi sembra completo, si recepiscono sia le linee guida regionali che la normativa sulle APS. Io sono favorevole personalmente a un controllo della parte pubblica, quindi del municipio, sinceramente anche in altri campi dove è possibile partecipare a bandi regionali e quant'altro, dove ci sono contributi, gli uffici di Roma Capitale, per quanto oberati e sottonumerati, danno sempre un contributo fattivo alle associazioni che giustamente si avvicinano a partecipare a bandi o comunque a preparare queste cosiddette rendocontazioni che magari per chi non è tecnico non sono facilissime, però e quindi è il compito poi del presidente, in questo caso del centro anziani, che poi trasmette il tutto agli uffici. Sicuramente io sono convinta che gli uffici comunque sapranno indirizzarli e supportarli come penso fino ad oggi hanno sempre fatto, quindi su questo mi preoccuperei meno. Quindi anticipo sia il voto favorevole alle osservazioni del municipio, sia prodotte dalla commissione, sia il voto favorevole al regolamento. Grazie Presidente. Da parte della lista civica Raggi. Grazie consigliera Canale. Allora, io prima di dare la parola ai centri anziani vorrei, dato che adesso alle 15:30 si svolgeranno i funerali per Don Pasquale Silla, che è lo storico parroco e rettore del Santuario del Divino Amore, io chiederei a tutti quanti di osservare un minuto di silenzio per il ricordo di Don Pasquale Silla. Grazie. Allora, procediamo con l'intervento. Presidente, avevo chiesto la parola io. C'è lo spazio e l'intervento per i cittadini, consigliere. Lei è dopo la Vaccari, era in lista. Quindi la faccio intervenire successivamente. Allora, faccio intervenire. Bene, grazie. A lei. Allora, faccio intervenire velocemente i cittadini. Allora, io per ordine pervenuto dalle richieste via email ho il coordinatore municipale dei centri anziani, Angelo Panizza. Se è presente, gli do la parola. Sono presente, presidente, grazie. Salve, buondì. Allora, 3 minuti per lei, prego. Vabbè, cerco di essere breve il più possibile, presidente. Comunque, innanzitutto mi preme ringraziare veramente per il lavoro fatto tutti gli uffici, tutti i presidenti dei centri, perché finalmente ci hanno dato la parola alle persone che operano veramente sui centri anziani e sanno come gestire. Per noi questo regolamento è la legge, è il Vangelo, chiamiamo come vogliamo, però deve essere una struttura che a noi permette, a noi presidenti di tutti i centri, mi metto sempre io, mi sento ancora presidente del centro, di poter lavorare tranquillamente, presidente. Questo è il punto fondamentale, al di là adesso di tutte le quello che abbiamo fatto, no? Abbiamo scritto, abbiamo riscritto, però sono contentissimo di una cosa, che il nuovo municipio ha portato delle osservazioni
che sono state prese il 12 sera, io ho partecipato al coordinamento cittadino dove è presente il presidente Corbucci e la presidente della commissione Converti e tutti gli altri presidenti, dove le nostre osservazioni sono state, non dico prese tutte in considerazione, però con tutte abbiamo ragionato nei confronti del presidente Corbucci e della presidente della commissione e abbiamo trovato presso a poco una linea di massima. Manca qualche sfumatura ancora, però insomma hanno capito finalmente che i cittadini non è una cosa che si giocava come prima, si giocava a carte, si faceva la partita a biliardo e finisce qui. Adesso le cose sono cambiate. La 117 ha portato delle normative che purtroppo non possiamo esimerci. I cittadini anziani adesso sono, no, non costretti, perché nessuno costringe a fare qualche cosa, però devono rispettare delle regole, dei principi che tutti devono avere per essere questo. E noi forse non municipio siamo orgogliosi che siamo stati i primi ad arrivare a questa cosa qua, come la convenzione che abbiamo firmato, come i regolamenti che non abbiamo rispettato, come le iscrizioni all'APS, in linea di massima quasi tutti i centri del nono municipio stanno provvedendo, quelli che non hanno ancora provveduto a fare l'APS. Perciò dico, questa finalmente è una vittoria di tutti, non solamente dei cittadini, è una vittoria dei cittadini che hanno una certa età e hanno diritto, dopo tanti anni di lavoro, ad avere un centro o un luogo di accoglienza dove possono stare tranquillamente, dove possono chiacchierare, fare quello che vogliono. L'unica cosa che mi viene da dire, e ringrazio veramente perché consigliere Canali diceva che il 30% sarebbe opportuno farlo. Io veramente l'ho portato al coordinatore di cittadino proprio per questa cosa qua, perché la 117 prevede che i ragazzi che hanno compiuto il 18° anno di età si possono iscrivere a tutti i centri. Perciò a scanso di equivoci abbiamo detto vabbè, un 70% per gli anziani, un 30% per questi ragazzi, perché anche noi abbiamo bisogno di leve nuove. Non abbiamo bisogno di persone che hanno la mia età, no? 75 anni, 76, c'è qualcuno che ha 90, e ci abbiamo bisogno di nuove forze, di nuovi aiuti, perché le tecnologie adesso sono diventate veramente pesanti per noi, lo dico francamente. Io tante volte chiedo aiuto al mio nipote. Concludo, Presidente. Ringrazio innanzitutto la Commissione per aver preso in considerazione tutte le nostre osservazioni e gli uffici che si sono messi a disposizione per fare qualche cosa veramente di utile. Grazie, Presidente. Grazie a lei, dottor Panizza. Mi scuso, ma è il regolamento che ci obbliga a fare per Presidente, vi voglio rispettare. Non è, diciamo, una scelta personale nel limitarvi nei tempi. Ci tenevo a sottolineare. Grazie, dottor Panizza, per l'intervento. Sempre per la vostra presenza. Allora do la parola a Roberto Milano, che vedo collegato. Prego, si può presentare, 3 minuti per lei. Non la sentiamo. La invito a riavviare magari l'app e riconnettersi. Intanto passo al successivo, poi faccio intervenire Roberto Milano. Il presidente di Trigoria, Marcello Leopardi, se è presente, aveva chiesto di parlare. Allora, Marcello Leopardi non è presente o non si è smutato. Do la parola al presidente del Centro Anziani di Decima, Marco Cimaglia, che vedo collegato. Sì, buonasera, io non so se mi vedete. La sentiamo solo. Mi sentite, bene. Allora, io tanto volevo confermare quello che diceva il coordinatore, diciamo le osservazioni che sono arrivate dal coordinamento sono conseguenti a un lavoro fatto tra tutti i presidenti, i vicepresidenti, nuovi eletti e vecchi eletti dei centri anziani del municipio. Quindi abbiamo fatto, anche per me che sono un novello, abbiamo fatto un buon lavoro di coordinamento e da lì sono uscite le osservazioni che sono state presentate. Volevo un attimo ricollegarmi a quello che diceva l'assessore Laurenti, cioè con questo regolamento diventa complessa l'attività amministrativa. Quindi noi dovremo e chiederemo un sostanziale aiuto agli uffici del municipio per
per la gestione e lo snellimento delle procedure. Snellimento delle procedure che dovrà passare anche tramite la ragioneria, perché da quello che apprendo molte volte ci sono situazioni complesse per far pagare dei rimborsi, eccetera. Niente, volevo, oltre a questo, ecco, la questione dei 60 anni, quello di riportare l'età per l'iscrizione al precedente regolamento che prevedeva i 55 anni, visto che anche l'attuale prevede la possibilità di un 30% al di sotto dei 60. Riguardo a questo, cioè quello del problema intergenerazionale, noi già da quando siamo entrati in carica a maggio di quest'anno, a Decima, è cominciato una frequentazione di giovani che prima non si era mai vista, i quali tra l'altro ci hanno dato un aiuto tecnologico che in quel centro era sprovvisto. Io vorrei un attimo richiamare, e concludo, l'attenzione sull'articolo 1 del regolamento, nel quale si dice che la gestione dei centri è affidata da Roma Capitale ad un'associazione di promozione sociale. Allora, su questo il municipio dovrà vigilare attentamente, perché non c'è nessun riferimento sull'articolo 1, Angelo, sulla territorialità dell'associazione di promozione sociale. Quindi che venga affidata alle associazioni che hanno raccolto i soci sul territorio dove sono i centri anziani. Con questo concludo, grazie dell'attenzione. Grazie a lei. Allora, io vorrei capire se Roberto Milano adesso ha il microfono funzionante. Si deve smutare. Mi sente? Sì, perfetto. 3 minuti per lei, prego. Grazie. Allora, sono Roberto Milano, il vice coordinatore municipale. Faccio parte, per chi non mi conoscesse, del Centro Anziani di Trigoria, anche con l'incarico di tesoriere. Nei precedenti interventi molte cose che volevo sottolineare sono già state dette, per cui le ometto. Volevo solo puntualizzare alcune questioni. La prima questione è la questione relativa alla formazione del personale che gestisce i centri. Cioè, il regolamento ormai lo abbiamo discusso, l'abbiamo sviscerato. Non ho partecipato a tutte le riunioni del coordinamento, però grosso modo quello è. Il problema è sempre quello che avevo già evidenziato in una precedente riunione. Il problema è la formazione del personale. I comitati di gestione, i consigli direttivi, al momento, per l'esperienza che ho io, non sono tutti preparati alle incombenze burocratico-amministrative che gli vengono chieste. Di fatto noi abbiamo già il segretario amministrativo che è contemplato nel nuovo regolamento. Noi a Trigoria ce l'abbiamo. Abbiamo delle figure che svolgono attività burocratico-amministrative. Ma secondo noi, perché non è solo opinione mia, occorre che il municipio, conosco perfettamente le difficoltà degli uffici del municipio che fanno già tanto, occorrerebbero dei, io li chiamo corsi di formazione, forse un parolone, ma delle istruzioni per uniformare le procedure per tutti i centri e insegnargli a svolgere le loro incombenze. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che sottolineo è questa. Ho notato che quasi tutti i centri non hanno uno statuto scritto uguale, anche se è registrato, eccetera, non hanno dei regolamenti interni uniformi. Quindi ho notato questa difformità. Quindi, a mio parere, occorrerà nel prossimo futuro uniformare anche questa documentazione per tutte le APS centri, passatemi questa parola. Terza cosa, occorrerà anche
di concerto con tutti e con noi del coordinamento, verificare laddove necessario se gli statuti di ciascuna associazione sono allineati con il nuovo regolamento e con la convenzione, che a livello non municipio grosso modo è uguale per tutti. Adesso ci sono state delle piccole varianti, ma siamo, diciamo, abbiamo terminato il lavoro. L'altra cosa importante che mi pare non sia stata sottolineata, e poi concludo, è la questione della sicurezza delle strutture, alla quale io tengo molto. A mio parere, ma ne discuteremo poi in coordinamento con gli uffici, eccetera, occorre che ogni associazione abbia la figura di un responsabile della sicurezza. Questo per coadiuvare il presidente, il comitato di gestione, i vari consiglieri nella osservanza delle rigide norme della sicurezza delle strutture. Ecco, ricordiamoci che riguarda non solo, diciamo, la presenza di estintori, defibrillatori, antiscivoli, porte antipanico, ma un po' tutto quanto il sistema che riguarda la sicurezza. Ecco, non tutti le associazioni hanno personale magari che ha conoscenza di questa normativa generale dello Stato e che deve essere invece osservata. Ecco, queste sono un po' le questioni che mi pare non siano state, diciamo, sottolineate in questa discussione. Chiudo dicendo e ringrazio di questo, come già anticipato il coordinatore Angelo Panizza, la grande collaborazione che noi otteniamo dagli uffici preposti e in particolare dalla direzione socioeducativa del nono municipio, anche in relazione alla grande collaborazione svolta nella fase, diciamo, di preapertura dopo la pandemia Covid nella stesura del protocollo d'intesa. Grazie e grazie, buon lavoro a tutti. Grazie signor Milano. Allora, io avevo iscritti storicamente a parlare anche il presidente di Trigoria, Marcello Leopardi, non so se c'è. Non credo ci sia. Ok, e la presidente di Falcognana, Laura Paolucci. Ok, non ci sono, io non ho altri cittadini iscritti a parlare, quindi chiudo la fase di intervento dei cittadini e riprendiamo con la discussione generale. Prego il consigliere Ecca, si preparino Vaccari e Cucunato. Consigliere Ecca, prego. Grazie Presidente, penso che prima di me ci fosse la consigliera Vaccari. Io in ordine ho Ecca, Vaccari, De Vivo. Forse si era aveva tolto la mano. Intervengo dopo. Ok, grazie. Allora, io ringrazio prima di tutto, diciamo, per i cittadini, i comitati di quartiere che sono intervenuti e la presidente De Vivo e l'assessore Laurelli per il lavoro che è stato svolto in questa e che qua è stato presentato, perché veramente ho potuto leggerlo e approfondirlo e recepisce veramente quello che sono anche le grandi trasformazioni che la 117, la riforma del terzo settore ha, come dire, in qualche maniera stabilito e pone finalmente i comitati, gli ex centri anziani al centro dell'attività e della vita sociale dell'intero quartiere. Penso che una delle grandi trasformazioni a cui va dato adito e merito a questa proposta di regolamento sia proprio quella di togliere, diciamo, dallo stato di isola i centri anziani, i centri sociali di quartiere, e trasformarli appunto in uno dei fulcri potenziali dell'attività del quartiere. E da qua tutto quello che è stato detto dall'assessore Laurelli, dalla presidente De Vivo, anche sulla possibilità di far partecipare i giovani e quindi non solamente più gli anziani. Addirittura come proposta che mi trova particolarmente favorevole anche all'abbassamento dell'età in cui ci si può, diciamo,
iscrivere al centro anziani, quindi a 55 anni, se non mi ricordo bene, e via discorrendo. Tutta una serie di elementi che valorizzano assolutamente quello che è il grande lavoro che già i centri anziani tutti hanno fatto da tempo, da sempre, anche e non solo nel offrire servizi al territorio. Questo è un aspetto che secondo me è sempre opportuno sottolineare, perché per troppo tempo sono stati considerati, delle sedi in cui, per riprendere il concetto dell'assessore Laurelli, si giocava a carte e si giocava a bocce. Ecco, c'è stata un'evoluzione importante in cui, accanto ai giochi delle carte e delle bocce, che pure giustamente rimangono, c'è un'offerta di servizio. Le stesse richieste che sono state espresse dai cittadini vanno in questa direzione, hanno chiesto di fatto una maggiore conoscenza e capacità di tipo informatico, di tipo di conoscenze della rendicontazione, insomma, vi è veramente la possibilità, un'apertura a 360 gradi di un luogo pubblico, quale il centro sociale di quartiere, al territorio, al centro ovviamente sempre le persone che lo animano, ma finalmente in sinergia, in collegamento con tutti i cittadini del quartiere. Ecco, quindi quello che mi preme e mi premeva sottolineare è questa, abbandono del concetto di isola all'interno del quartiere, ma si è diventati ancor più che una penisola, proprio il centro dinamico del continente quartiere. Grazie. Grazie consigliere Ecca. Allora, io non ho altri interventi dei consiglieri iscritti a parlare, vedo che certe determinate mani sono abbassate, quindi chiuderei la discussione generale, se c'è qualcuno ancora che deve intervenire. Allora, chiudo la discussione generale, passiamo all'analisi degli emendamenti. Allora, io chiedo supporto agli uffici. Scusi, presidente, mi scusi, avevo il microfono acceso. Aveva alzato la mano precedentemente, solo un attimo, un solo istante. Consigliera, però io ho chiuso la discussione generale. Mentre lei io non riuscivo ad aprire il. Io devo mandare gli emendamenti con le osservazioni inserite in questi ultimi due minuti. Quindi sto per inviare nuovi emendamenti con delle osservazioni. Se mi dà 5 minuti, un minuto, nemmeno 5, io faccio invio. Consigliera, lei può emendare come commissione, quindi può emendare anche oltre la fase di discussione generale. Va bene, grazie. Anche sono sostitutivi degli emendamenti già esistenti? Sì, perché sono inclusivi, ho incluso alcune osservazioni fatte dalla consigliera Canale e dal coordinatore Milana adesso del centro di garanzia. Quindi volevo, li ho inseriti per mandare. Ok, sospendo la seduta per 5 minuti fino alle ore 16. Vi prego di accelerare la procedura di modo che passiamo a votazione degli emendamenti. Che 2 minuti, presidente. Alle 16, pausa caffè per tutti, poi non facciamo più pausa in consiglio. Ok, grazie. A lei sospendo la seduta fino. Consigliera, chiedo cortesemente di presentare i nuovi emendamenti o le modifiche, probabilmente erano già emendamenti di commissione, quindi mantenerli come emendamenti di commissione. Chiedo la cortesia agli uffici di rinviarmeli per email, poi possibilmente quando è chiuso il quadro. Sospendiamo la seduta fino alle ore 16, grazie. Io non trovo però l'emendamento 1. Allora riprendiamo. Chiedo supporto però per l'emendamento 1 perché non l'ho ricevuto.
Cioè non... Presidente, chiedo scusa. Prego, consigliere Comunato. Sì, volevo, non essendo io facente parte della Commissione Politiche Sociali, volevo firmare tutte le, diciamo, le osservazioni che sono state poste in essere, gli emendamenti che sono stati posti in essere, apporre la mia firma, grazie. Ok, grazie, questo lo registriamo. Intanto chiedo sostegno per avere l'emendamento 1. Ah no, ce l'ho, eccolo, eccolo, trovato, chiedo scusa, lo apro subito e iniziamo. Allora, abbiamo ripreso l'emendamento 1, è un emendamento modificativo allo schema di deliberazione, lo avete tutti caricato in Teams, quindi non le do lettura. Chiedo alla consigliera De Vivo, che è prima firmataria, se vuole illustrarlo. Prego, consigliera De Vivo. Consiglieri, c'è illustrazione sull'emendamento? Presidente, scusi. Allora, abbiamo un po' di difficoltà a caricare il secondo. Ok, nel mentre che voi caricate, tanto discutiamo. Comunque, il primo è puramente tecnico, per sostituire esprimere parere con parere favorevole. Okay, quindi forse l'illustrazione potrebbe essere. Io chiedo. Vorrei che la faccio io, presidente, che sono firmatario. Grazie, grazie. No, lo diceva la dottoressa Anastasi, non avendo fatto osservazioni in commissione ma presentandolo direttamente in consiglio, è una questione puramente tecnica, cioè esprimiamo parere favorevole con le seguenti illustrazioni che costituiscono l'allegato A, che è l'emendamento 2, quindi è una questione puramente formale per poter poi votare, diciamo, l'emendamento 2. Perfetto, grazie consigliere Borrelli, almeno chi ci segue da casa capisce. Certo. Allora, grazie mille per l'illustrazione. Allora, non ci sono altri consiglieri che illustrano, apriamo la discussione generale. Non ci sono consiglieri che intervengono nella discussione generale, quindi dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiudiamo la fase delle dichiarazioni di voto. Chi volesse apporre la firma sull'emendamento può farlo per alzata di mano. Registriamo già in origine l'apposizione della firma del consigliere Cucunato. Si aggiunge la consigliera Canale, grazie consigliera Canale, si può abbassare la mano. Possiamo procedere a votazione dell'emendamento, quindi prego gli uffici. Allora, Alleori. Alleori è scrutatore. Quindi deve rispondere, altrimenti lo sostituiamo. Sostituiamo il consigliere Alleori con il consigliere Bellassai come scrutatore. Ok. Alleori. Angelini. Favorevole. Baiocchi. Favorevole. Bartolelli. Favorevole. Bedoni. Favorevole. Bellassai. Favorevole. Borrelli. Chiedo scusa, astenuto. Sì. Ok. Borrelli favorevole. Burgio. Canale. Favorevole. Cerisola. Favorevole. Corrente. Favorevole. Cucunato. Favorevole. De Iulis. De Vivo. Favorevole. Di Salvo. Ecca. Favorevole. Gagliardi. Grazioli. Favorevole. Marrocchini. Favorevole. Uropes. Astenuto. Pasetti. Favorevole? Sì. Sordini.
Favorevole. Sotillo. Favorevole. Vaccari. Favorevole. Vecchio. Favorevole. Seconda chiamata. Alleori. Burgio. De Iulis. Di Salvo. Allora, i consiglieri presenti sono 22, i votanti 20, di cui 18 favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti. Confermo. Confermo. Confermo dopo essermi riorganizzato. Secondo emendamento è stato caricato, l'ultima versione definitiva. De Vivo, Vaccari, Angelini, Alleori per illustrazione. Posso farlo? Prego, consigliere De Vivo. Posso farlo io? Posso Prego. Condividere lo schermo, presidente, con il posso condividere lo schermo? Prego, certo, ha 5 minuti per illustrare. E allora devo proprio correre. Ok, vedete lo schermo? Allora, non mi soffermo molto, visto che ho poco tempo, non mi soffermo molto sui primi due articoli, perché sono delle correzioni che sono pervenute dal coordinamento dei centri anziani, che in qualche modo specificano ulteriormente i principi a cui si ispira un nuovo APS. Tutte le cose che vedete colorate con il grassetto sono le frasi aggiunte rispetto alla frase originaria che è scritta nel regolamento. Quindi l'articolo 1 e 2 lo salterei proprio per questo motivo. Nell'articolo 3 fondamentale, è stato ripetuto anche prima da tutti, abbiamo sostituito i 60 anni previsti dalla legge sull'invecchiamento attivo con i 55 anni per il discorso che la popolazione sta invecchiando, e anche precedentemente i centri anziani erano iscritti le persone di 55 anni, e quindi noi chiediamo fortemente al Comune di correggere questa data. C'era un errore, sostituire il capoverso 9, c'era un errore, era indicato lì dentro il vecchio nome di come si chiamava il consiglio direttivo. Qui abbiamo inserito consiglio direttivo perché lì era scritto comitato direttivo, quindi è semplicemente una correzione formale. Questo invece è l'articolo che ho scritto mentre la consigliera Canale ha fatto il suo intervento,
perché effettivamente mi dispiace che non fa parte, che non abbiamo potuto fare questo regolamento, non abbiamo potuto invitare, però effettivamente è giusto e corretto che un iscritto che si iscriva a più centri, anzi a più APS, possa, debba scegliere uno solo di questi APS dove poter avere i diritti di elettorato passivo e attivo. Quindi è scritta questa cosa all'interno di questo, è stata la correzione, in realtà non ho colorato di nero, ma le parole aggiunte sono interni qui, interni, e la frase in caso di non comunicazione vale comunque il primo APS a cui ci si è iscritti. Passiamo a un altro importante articolo, che è il numero 4, dove abbiamo sostituito la cifra dei 10 euro con una cifra un po' più aderente a quelle che sono anche le attuali cifre che vengono pagate per iscriversi alle associazioni dei centri anziani, e quindi crediamo che sia importante che il range la cifra possa essere compresa fra i 12 e i 20 euro. Abbiamo discusso molto in commissione se mettere un tetto massimo, ma comunque la quota individuata e scelta dall'APS verrà ratificata nella convenzione con il municipio e varrà per i 3 anni. Un'altra cosa, questo è un altro punto, il capoverso 9, il punto importante che ci hanno comunicato gli uffici con cui abbiamo discusso, perché praticamente il municipio si chiedeva come era possibile in qualche modo pagare le persone che avessero una comprovata fragilità economica, e quindi abbiamo chiesto, non era chiaro all'interno del regolamento, e abbiamo aggiunto questo, abbiamo sostituito il comma precedente con questo, in cui chiediamo che il comune dovrà stabilire un criterio univoco per supportare i municipi nella definizione della comprovata fragilità economica, per soddisfare il diritto all'iscrizione gratuita senza alcun onere per coloro che chiedono di iscriversi all'APS che gestisce la CSAQ, ovviamente ai fini della compartecipazione della spesa da parte dell'amministrazione municipale. Passiamo all'articolo 8, è un altro punto importantissimo, l'intervento sul concetto di infortuni, che ha più in tutti gli interventi sia del Presidente del Comitato di Garanzia che quello del coordinatore è stato sottolineato, garantire la stipula di un'assicurazione RC e di infortuni a copertura delle sedi, come specificato nell'articolo 9. Abbiamo aggiunto sempre in questo articolo quest'altra una ulteriore sottolineatura, in cui chiediamo che all'interno delle iniziative di formazione fossero maggiormente fatte, gestite tutta la parte amministrativa e finanziaria dell'APS, del funzionamento di un APS. Abbiamo aggiunto abbiamo aggiunto la nuova figura nel consiglio direttivo, suggeritoci proprio online durante il consiglio dal responsabile presidente del collegio di garanzia, che è il responsabile della sicurezza. Non mi dilungo, ci ha convinto molto. Nell'articolo 24 abbiamo aggiunto un'importante frase che semplificherebbe enormemente tutte quelle che sono le pratiche burocratiche, in cui abbiamo sancito che all'interno delle attività che devono essere finanziate sono compresi i pranzi sociali. Ce l'aveva detto anche il consigliere Corbucci in riunione, che era importante questa cosa, noi l'abbiamo risottolineata, abbiamo modificato i membri del comitato, l'errore dei membri del comitato di garanzia, che sono sempre 5, ma 2 scelti dalla direzione del municipio per alleviare i lavori del nostro municipio. Abbiamo modificato l'articolo 35 inserendo un concetto di progressività nella ripartizione delle quote variabili, perché come funziona attualmente,
la quota variabile che i municipi destinano ai centri anziani deve essere rapportata in modo proporzionale al numero degli iscritti. L'ultima cosa, abbiamo proprio finito, abbiamo aggiunto le attività complementari che erano anche all'interno dell'articolo 36, che erano la destinazione dei fondi a quota variabile, che specificava esattamente come si dedicavano queste spese, e abbiamo di nuovo qui dentro rivolutamente inserito il discorso dei pranzi sociali, perché una delle attività è uno dei problemi che a livello di ragioneria i nostri centri anziani trovano più spesso. Penso di aver fatto una corsa incredibile e ho finito. Grazie consigliera De Vivo, apprezzatissimo, si può togliere la condivisione, grazie. Allora, apriamo la discussione generale sull'emendamento numero 2. Non ci sono consiglieri iscritti a parlare, quindi chiudo la discussione generale. Prego i consiglieri per le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento 2, chiudiamo le dichiarazioni di voto. I consiglieri che volessero sottoscrivere l'emendamento per alzata di mano, grazie. Canale ECA, chiedo agli uffici di registrare, Grazioli, chiedo agli uffici di registrare le mani alzate e procediamo con la votazione dell'emendamento numero 2, grazie. Presidente, c'è ancora la condivisione dello schermo, non so se... Allora, procedo con la votazione. Alleori. Angelini. Favorevole. Baiocchi. Favorevole. Bartolelli. Favorevole. Medoni. Favorevole. Bellassai. Astenuto. Borrelli. Favorevole. Burgio. Canale. Favorevole. Cerisola. Favorevole. Corrente. Favorevole. Cucunato. Favorevole. De Iulis. De Vivo. De Vivo. Favorevole. Di Salvo. Ecca. Favorevole. Gagliardi. Favorevole. Grazioli. Favorevole. Marrocchini. Favorevole. Muropes. Astenuto. Pasetti. Sordini. Sotillo. Favorevole. Vaccari. Favorevole. Vecchio. Favorevole. Seconda chiama per Alleori. Burgio. Favorevole, favorevole. Sì. De Iulis, Di Salvo, Pasetti. Sordini. Allora, consiglieri presenti 23, votanti 20, di cui 18 favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti. Confermo. Confermo. Signora Vecchio. Confermo. Grazie. L'emendamento numero 2 è approvato. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto sullo schema di delibera che include gli emendamenti approvati. Prego i consiglieri. Consigliere Vaccari. Grazie Presidente. Dopo tutto il lavoro svolto in Commissione Servizi Sociali,
a cui ho concesso anche il mio spazio quale presidente delle pari opportunità, e questo va comunque detto perché sollecitati dalla richiesta di voler verificare più approfonditamente i vari punti di questo regolamento, il Partito Democratico voterà a favore. Grazie. Grazie consigliera Vaccari, la ringrazio io anche personalmente per aver lasciato lo spazio politico all'approfondimento dell'espressione di parere, avendo rinunciato alla convocazione della sua commissione. Gesto molto apprezzato. Grazie personalmente. Consigliere Muropes, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, io ho apprezzato il lavoro che ha fatto, che ci è stato illustrato dalla Commissione, evidentemente ha lavorato parecchio. E, diciamo, si è visto il risultato del lavoro anche nelle proposte di emendamenti, che però insomma non ci siamo sentiti di votare favorevolmente o di essere contrari, perché insomma ci sono. Era un pacchetto unico con alcune situazioni, secondo noi, contrastanti dal nostro punto di vista, e quindi abbiamo ritenuto opportuno astenerci. Per quanto riguarda Consigliere Muropes, non la sentiamo più. C'è il consigliere Muropes. Tanto se ci sono. Credo che sia caduta la linea per un attimo, sono rientrato adesso. Non so, prego, consigliere. Non so fino a dove mi avete sentito, comunque. Fino a per quanto riguarda. Allora, sì, diciamo, riferendomi adesso alla delibera nel suo complesso, quindi che recepisce le osservazioni che sono state approvate poco fa. Dico, secondo noi la cosa positiva è che questo regolamento arriva finalmente in fondo in un qualche modo. Noi avremo qui un atteggiamento diverso da quello che ha avuto la maggioranza quando abbiamo presentato la nostra di proposta, dove non diciamo, c'è stato solo il voto contrario senza grande discussione. Noi qui ovviamente non ci metteremo di traverso su questo atto, dove devo però insomma rilevare che, abrogando i regolamenti precedenti, e ne abroga solo formalmente, almeno nel nostro municipio, ma non gli effetti dei regolamenti precedenti. Quindi questa esigenza e questa segnalazione giusta dell'evoluzione dei centri anziani, delle tecnologie eccetera, alla fine risulta ingessata, perché, come è stato detto dall'assessore, non sono previste nuove elezioni in conformità al nuovo regolamento. Quindi di fatto due erano le cose: o si poteva aspettare, cosa che abbiamo sempre chiesto, di fare le votazioni a marzo, aspettare 6 mesi, evidentemente 6 mesi di fatto, perché siamo a 6 mesi dopo adesso, e avere un regolamento nuovo, oppure nel momento che entra in vigore il regolamento nuovo, diciamo, azzerare dal punto di vista formale, non delle persone ovviamente, che possono naturalmente ricandidarsi, ma la questione non è sulle candidature, la questione è che in questo modo, non effettuandosi delle nuove votazioni in conformità a questo nuovo regolamento, significa che noi, quello che si approverà oggi o quando si approverà in Campidoglio, nel nostro municipio entrerà in vigore fra 2 anni e mezzo, 3, e questo quindi va, secondo me, diventa un po' contraddittorio rispetto a tutte le considerazioni di urgenza e di, diciamo, di adeguamento rispetto all'evoluzione tecnologica. Quindi questo è uno degli aspetti. L'altro, che ci sembra sostanzialmente troppo dipendente dal municipio, e diciamo viene citato il collegio di garanzia, che invece non fa parte, non è previsto dalla 117. Diciamo, ci sono
diversi aspetti per noi incongruenti che non ci consentono di votare favorevolmente. Però siccome l'aspetto positivo è che comunque si va avanti, quindi mi auguro che poi ci sarà modo di metterlo a punto, comunico che la lista calenda si asterrà dal voto finale. Grazie. Grazie consigliere Mulopes, non vedo altre mani alzate, quindi chiudo le dichiarazioni di voto. Allora procediamo alla votazione dello schema di delibera che include gli emendamenti approvati. Prego gli uffici. Sì. Alleori. Favorevole. Angelini. Favorevole. Paiocchi. Favorevole. Bartolelli. Favorevole. Medoni. Favorevole. Bellassai. Astenuto. Borrelli. Favorevole. Burgio. Favorevole. Canale. Favorevole. Cerisola. Favorevole. Corrente. Favorevole. Cucunato. De Iulis. De Vivo. Favorevole. Di Salvo. Ecca. Favorevole. Gagliardi. Favorevole. Grazioli. Favorevole. Marrocchini. Favorevole. Mulopes. Astenuto. Pasetti. Tordini. Favorevole. Totillo. Favorevole. Maccari. Favorevole. Vecchio. Favorevole. Seconda chiamata, Cucunato. No, non l'ho visto. L'ho visto collegato il consigliere Cucunato prima. Sì, come no? Sì, confermo, l'ho visto anch'io. Ah. Non c'è, ok. Non c'è. De Iulis, Di Salvo, Pasetti. Ok. Allora, consiglieri presenti 22, 21 votanti, di cui 19 favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti. Confermo. Grazie. Confermo. Grazie agli scrutatori. Presidente, posso ringraziare l'ufficio per questo grande lavoro e tutto il consiglio per la collaborazione? Certamente. La giunta ringrazia tutti. Grazie a lei, assessore. La proposta di deliberazione protocollo CN102264 del 9922 recante espressione di parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma di Converti, Corbucci, Battaglia, Biolghini, Cicculli, Pappadà, Zannola, Trombetti, Bonessio, Cianni, Angelucci, Palmieri, Alemanni, Parrucci, Tempesta, Stampede, Michetelli, Barbati e Celli, recante regolamento per il funzionamento delle case sociali delle persone anziane del quartiere di Roma Capitale, RC 24317-2022, è approvata. Grazie a tutti per il lavoro e lo sforzo. Passiamo al punto all'ordine del giorno numero 2, proposta di deliberazione iniziativa della Giunta del Municipio protocollo CN 99108 del 2922 recante
mercato saltuario, chiudete i microfoni cortesemente, mercato saltuario Mostacciano, sito in piazzale Tarantelli, giornate del mercoledì e venerdì, modifiche e deliberazioni del Consiglio circoscrizionale numero 70 del 19 giugno 1997 per nuova ricollocazione di posteggio, aumento della superficie di ciascuno stallo e nuova numerazione, approvazione e elaborazione grafici. Chiedo agli uffici cortesemente di indicarmi i pareri. Allora, la delibera che è di iniziativa della Giunta del Municipio è passata in commissione consigliare quarta in data 8 settembre 2022 con parere favorevole e diciamo è stata presentata dall'assessore Gregori in giunta. Qual era la data? Qui non c'è scritto, però me lo ricordo. Comunque non ha parere. Comunque vabbè, diciamo è stata comunque presentata dallo stesso assessore in giunta. Chiarissimo, grazie dottoressa Anastasi. È scritto come relatore a parlare il presidente della commissione quarta, commercio, sport, turismo e grandi eventi, consigliere Grazioli. Prego consigliere Grazioli, 15 minuti per illustrare lo schema. Sì, grazie presidente, userò molto meno perché è un lavoro, questo è un lavoro su questo mercato molto lungo che nasce con dei lavori da parte dell'assessore che sono stati condivisi e il quale assessore ha riferito più volte all'interno della nostra commissione i lavori per quanto riguarda la risoluzione delle problematiche del mercato di via Tarantelli, che sarebbe il mercato di Mostacciano, il mercato saltuario di Mostacciano. Ma mi sentite? Perché stamattina ho un po' di problemi, non so se mi sentite adesso. Sì, grazie, Giuseppe. Allora, sì. Quindi più volte si è parlato in commissione, quindi la commissione ha dato parere favorevole all'unanimità perché era un lavoro abbastanza lungo, articolato, cui noi abbiamo assistito insieme all'assessore passo dopo passo dai lavori con le associazioni, accordi con le associazioni, i quali hanno dato parere favorevole all'aumento, perché in questo caso c'è stato un aumento metrico che si è passati a 30 metri, per quanto riguarda l'occupazione della superficie di occupazione solo pubblico e anche alla collocazione. Si sono rifatti gli stalli perché quando gli stalli vengono meno la collocazione deve essere rifatti, quindi rinumerati. E in questo caso è intervenuto, noi siamo intervenuti anche con una congiunta con la commissione, della Presidente De Vivo, la commissione 1, per quanto riguarda anche la creazione all'interno di ogni mercato saltuario. Quindi anche qui ci sarà la 37esima postazione, che è la postazione che il municipio riserva alle comunicazioni e alle associazioni che ne fanno richiesta di volta in volta, quindi all'interno dei mercati, ma non solo in questo mercato, ma poi andranno in tutti i mercati del nostro territorio, quelli saltuari, ma anche nei mercati plateatici. E poi l'indizione di bandi, quindi il parere è essenziale, il passaggio in consiglio è essenziale per partire proprio fisicamente, far partire gli uffici per la collocazione e l'assegnazione dei posteggi, anche se alcuni posteggi che resteranno vuoti, purtroppo c'è una delibera che poi anche noi abbiamo dato parere favorevole in commissione alcuni mesi fa, che riguardava la proroga ad agosto del 23 per quanto riguarda l'assegnazione, quindi di fare nuovi bandi. Quindi dobbiamo solo capire come andare a risolvere il problema di alcuni stalli che sono rimasti vuoti e quindi capire come risolvere in maniera in commissione ne parleremo e quindi vedremo come risolvere questa problematica, perché alcuni stalli rimarrebbero comunque vuoti perché non possono essere occupati neanche dagli spuntisti, che invece possono occupare le postazioni che restano vuote, ma che sono però già date a una figura, quindi che non va quel giorno, quindi gli spuntisti possono entrare solo in quel caso all'interno e occupare quella postazione. Quindi è stato fatto un aumento della grandezza, la numerazione, la creazione di un nuovo stallo, e quindi per fare tutto questo, per far lavorare gli uffici, adesso serve, dopo il parere della commissione, serve anche un parere positivo da parte del consiglio, in modo da dare gli strumenti agli uffici per poter lavorare per i bandi e per la nuova risegnazione degli stalli all'interno del mercato di Tarantelli. Grazie presidente. Grazie a lei consigliere Gagliardi, non ho altri relatori, quindi apro la discussione generale. Prego consigliere Gagliardi.
Grazie Presidente, sarò fulmineo. Io ringrazio la Commissione e tutti i consiglieri, l'assessore ovviamente, non solo il nostro, che hanno lavorato a questa delibera. Era qualcosa a cui da tanto tempo sia il territorio che gli operatori aspettavano, anzi è andata oltre le aspettative per quello che ci ha detto poco fa anche il Presidente Grazioli sull'ampliamento rispetto a queste nuove postazioni, diciamo, che hanno una funzionalità differente, estremamente innovativa rispetto a quella già, puoi dire, classica anche dell'attività commerciale. Io volevo soltanto segnalare, a margine di questi ringraziamenti, che chiedo a lei, Presidente, nella deliberazione c'è scritto Mostacciano, la localizzazione di Tor di Valle però formalmente è Torrino, oppure Decima. Visto che è evidentemente un errore formale, insomma, di trascrizione, la prendiamo per buona e quindi è modificabile così nei fatti o serve proporre un emendamento? Questa è la domanda che lascio all'ufficio presidenza. Grazie. Grazie consigliere Gagliardi. Allora, l'individuazione della zona non è, diciamo, su riferimento degli schemi di collocazione. Questo problema mi era già stato posto, quindi dal mio punto di vista si può lasciare anche l'indicazione dell'area Mostacciano senza necessità di emendamento. Chiedo però agli uffici se possono fare un ulteriore approfondimento, ma ripeto, è indicato come zona generica e poi l'area è mappata nello specifico, quindi secondo me non c'è bisogno di ulteriore intervento su questo punto. Chiedo agli uffici però di fare un'ulteriore verifica su questo passaggio, nel mentre la ringrazio e proseguiamo con la discussione generale. Allora, non ci sono altri consiglieri che devono intervenire. Io sospendo la seduta per 5 minuti per chiarire questo punto. Sospendo fino alle ore 6. Presidente, scusi. Presidente. Consigliere, siamo in è sospensione. Possibile 10 minuti? Perché 10 minuti, consigliere? Volevo aumentare a 10 minuti perché così ci riguardiamo anche noi alcune cose che non mi sono chiare. Allora, sospendo la seduta fino alle ore 16:48. Grazie. Grazie. Allora, riprendiamo. Allora, se ci sono consiglieri che volessero intervenire. Allora, io non ho altri consiglieri iscritti ad intervenire, quindi chiudo la discussione generale. Non ho emendamenti presentati, se me lo confermano gli uffici. No, non ci sono. Dottoressa Anastasi? No, non ci sono. Non Perfetto. Ci sono emendamenti. Grazie. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego i consiglieri per alzata di mano per le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Cerisola. Sì, grazie Presidente. Indubbiamente lo scopo di questo atto è meritorio, è cercare di venire incontro alle esigenze degli operatori, che quindi sono anche le esigenze dei clienti,
di cittadini, quindi di coloro che hanno l'opportunità quindi di avere un servizio migliore. Il problema è che l'atto noi dobbiamo esaminarlo per quello che è, perché l'istituzione si esprime attraverso atti. E il documento che ci è stato a noi consegnato, protocollato, è privo di una pagina, deliberato e monco. Se confermato che manca un pezzo, io non posso votare un documento che è incompleto, anche se il proposito, ripeto, è buono, e poi gli uffici firmando il documento originale hanno firmato prima che fosse protocollato, ovviamente, quindi l'hanno firmato nella loro interezza, quindi mi sento tutelato dagli uffici, però io come consigliere ho diritto ad avere un'informazione completa sull'atto su cui mi devo pronunciare, e questa informazione completa non ce l'ho, quindi se è confermato che manca un pezzo, io, pur apprezzando lo sforzo, l'intento, non potrò partecipare alla votazione di questo documento. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Cerisola, però non ho capito nelle specifiche la non completezza del documento. Manca, credo, la pagina 3, il documento nel deliberato rimane monca la frase, il che dimostra che manca una pagina, non finisce la frase del deliberato. Il punto 2 è incompleto, non è una frase compiuta. Chiedo agli uffici di fare verifica sul documento. Sì, un attimo, facciamo Grazie. Una verifica. Certamente, certamente. Intanto faccio registrare che il consigliere Cucunato ha lasciato la seduta, l'ha indicato alle ore 17. Sì, Presidente, effettivamente era fonte retro, quindi è saltata l'ultima pagina. Cioè adesso la ricarichiamo correttamente. Ok, grazie. Allora sospendiamo la seduta per darvi il tempo di ricaricare. Io sospendo orientativamente per 9 minuti fino alle 17.05, dopodiché mi fate sapere voi se avete bisogno di più tempo. Quindi la seduta è sospesa fino alle ore 17.05, grazie. Grazie, allora riprendiamo alle 17.05. Allora, su suggerimento del consigliere Cerisola, che ringrazio perché ha notato la svista, è stato ricaricato lo schema di deliberazione che ora include tutte le informazioni. Quindi do 5 minuti a tutti i consiglieri per dare nuovamente lettura anche della parte che non era stata caricata. Quindi sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 17.10. Grazie. Grazie, allora riprendiamo, sono le 17.10, abbiamo ricaricato, abbiamo dato il tempo ai consiglieri di prendere lettura dello schema di deliberazione della giunta, quindi adesso questo è completo, c'è stato tempo per lavorarlo, siamo alla fase, consigliere Cerisola se mi dà l'ok sulla lettura dell'atto. L'atto l'ho visto, effettivamente mancava la pagina, eccetera. Però
Cioè, il problema però è che non, cioè, non si può non leggere, esaminare un documento solo per disciplina di partito, cioè, bisogna guardare gli atti e vedere che manca. Che siano completi, eccetera, non va bene così, no? Grazie, consigliere Cerisola. Allora, io procederei, continuerei con con l'atto che stavamo discutendo, appunto all'ordine del giorno numero 2. Passerei alle dichiarazioni di voto degli atti, quindi prego consiglieri per le dichiarazioni di voto. Io non ho consiglieri per le dichiarazioni di voto, consigliere Vaccari. Grazie Presidente, ovviamente il gruppo PD voterà favorevolmente a questa delibera, grazie. Grazie consigliera Vaccari. Prego gli altri consiglieri per gli altri gruppi. Allora, chiudo la fase delle dichiarazioni di voto, quindi chiedo agli uffici di procedere a votazione dello schema di deliberazione della Giunta per espressione di parere. Prego, dottoressa Anastasi. Grazie. Alleori. Favorevole. Angelini. Favorevole. Maiocchi. Favorevole. Bartolelli. Favorevole. Medoni. Favorevole. Bellassai. Favorevole. Borrelli. Favorevole. Burgio. Favorevole. Canale. Favorevole. Cerisola. Favorevole. Corrente. Favorevole. Cucunato. De Iulis. De Vivo. Favorevole. Di Salvo. Ecca. Favorevole. Gagliardi. Favorevole. Grazioli. Favorevole. Marrocchini. Favorevole. Munopes. Favorevole. Pasetti. Sordini. Totillo. Favorevole. Vaccari. Favorevole. Vecchio. Favorevole. Seconda chiama Cucunato, De Iulis, Di Salvo, Pasetti, Sordini. Consiglieri presenti 20, votanti 20, 20 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. Confermo. Confermo. 20 favorevoli, confermo. Nessun contrario, nessuno astenuto. Perfetto, grazie agli scrutatori, grazie agli uffici. La proposta di deliberazione iniziativa della Giunta del Municipio, protocollo CN 99138 del 2922, recante mercato saltuario mostacciano, sito in piazzale Tarantelli, giornata del mercoledì e venerdì, modifica della deliberazione del Consiglio circoscrizionale numero 70 del 19 giugno 1997 per una nuova ricollocazione dei posteggi. Aumento della superficie di ciascuno stallo e nuova numerazione, approvazione degli elaborati grafici, è approvato all'unanimità. Grazie. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno. Anticipo che la capigruppo verrà convocata in lunedì mattina alle ore 9, lunedì 19 settembre alle ore 9. I capigruppo riceveranno convocazione. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno. Chiudiamo la seduta alle ore 17:15. Auguro una buona giornata a tutti. Arrivederci. Buona serata.